over your feet. You and me, we should be dancing in the sheet. Ehi, ehi, fermo, che stai facendo? Sto ascoltando musica, hai qualche problema? Sei il ragazzo nuovo che viene da Chicago, vero? Non puoi ascoltare musica ad alto volume qua. E perché no, scusa? Beh, vedi, 5 anni fa il figlio del reverendo Shaw è morto in un incidente d'auto. Era ubriaco e ascoltava musica ad alto volume. Da quel giorno il rock è proibito, anche ballare è vietato. Aspetta, aspetta, mi stai dicendo che non si può più ballare da nessuna parte? Esatto, e ora muoviti che sta per suonare la campanella. Sì, ma sai che non potrò venire. È già tanto che mio padre mi lascia uscire la sera a Beaumont. Ciao ragazze, vi presento Ren. È il ragazzo nuovo, viene da Chicago. Piacere, io sono Ariel e lei è la mia amica Rusty. Piacere. Noi andiamo alla festa fuori città stasera. Vi va di venire? Mio padre, il reverendo Shaw, non mi lascia andare a ballare. È per colpa sua che a Beaumont non si può più fare festa. Dai Ariel, un ragazzo così carino ti chiede di uscire e tu lo rifiuti? Ok, credo di aver cambiato idea. Potete contare su di me per questa sera. Perfetto, allora, alle 9 al Country Club. Mi mancava questa sensazione! Dai, Wheeler, che c'è? Non ti va di ballare? No, guarda, stasera preferisco bermi una birra e poi neanche mi va di ballare. Willy, ma... che stai dicendo? È la tua occasione per fare colpo su Rusty e la butti via così. Lo so, ma io non so ballare. Babbo, bacio per te, ci vediamo dopo. Mancare nulla, ti ho cresciuta sotto un tetto e tu così mi ripaghi? Tu ci stai privando del diritto di divertirci. La musica non è il problema, tu sei il problema. Torna qua, Ariel! Non ce la faccio più, ragazzi. Ci stanno privando degli anni migliori della nostra vita. Sai, ho sentito che nelle altre contee, alla fine del loro ultimo anno, gli studenti organizzano un ballo. Fortunati loro. Come ho fatto a non pensarci prima? Dobbiamo organizzare un nostro ballo di fine anno. Sì, e come? Mio padre non ci lascerebbe mai, nemmeno se presentassimo un'istanza al consiglio. Consiglio? Di quale consiglio sta parlando? Ogni settimana il comune di Beaumont organizza un consiglio in cui i cittadini propongono diverse iniziative a 5 membri della consulta. E perché non me l'avete detto subito? Possiamo proporre di fare il ballo all'assemblea di questa settimana? Ren, mio padre, il reverendo Shaw, è il capo della consulta. E che problema c'è? Dobbiamo solo convincere più studenti possibili ad aderire alla nostra iniziativa. Dai, Wheeler, andiamo a stampare i volantini, su. Perfetto, una cosa, mi insegneresti a ballare? Amico, ci puoi scommettere! My baby, he don't talk sweet, he ain't got much to say. But he loves me, loves me, loves me. I know that he loves me anyway. And maybe he don't dress fine, but I don't really mind.
Buongiorno, reverendo. Salve. Sono qui per parlare di ciò che noi studenti proporremo all'assemblea di oggi. So già tutto. Lo sai che proporre a Beaumont una cosa del genere è pura follia? Lo so, è più che bene, ma non pensa a sua figlia? Non pensa che anche lei debba godersi la sua adolescenza, come suppongo anche lei, reverendo, ha fatto? Ren, sei un bravo ragazzo, ma non si può fare. Cioè, cerca di essere convincente, però, dai. Bene, passiamo alla prossima proposta di oggi, presentata da Ren McCormack. Prego. Vai, Ren. Buongiorno, reverendo. Sono qui per chiedere il permesso della consulta di organizzare il nostro ballo di fine anno. Ciò che è accaduto 5 anni fa è una tragedia, è vero. Ma noi abbiamo il diritto di divertirci, o no, ragazzi? Sì! Per alzate di mano, chi è contrario a questa proposta? Mi dispiace, la proposta è stata rifiutata. A Belmont non si organizzerà nessun viaggio. Ballo. Ren, il reverendo ha detto che a Belmont non si potrà organizzare un ballo. Ma io ho un magazzino nella contea qui vicino. Beh, mi dispiace, ma stavolta abbiamo vinto noi! Papà, lo so che non mi lascerei andare al ballo, ma volevo dirti che siamo giovani e in quanto tali abbiamo il diritto di vivere spensierati la nostra adolescenza. Ho conosciuto lei prima. È un bravo ragazzo, al mio benestare, piccola. Grazie.